Buon pomeriggio e bentornati ad Afiesca Informazione. Ringrazio Giampaolo Rossi per il suo speech, il suo intervento al nostro convegno e mi presento. Io sono Luca Loforese, responsabile marketing e comunicazione di Afiesca e quest'oggi vi parlerò di tutte le innovazioni, di tutte le implementazioni digitali che abbiamo portato durante quest'ultimo anno, il 2021, a Io Scelgo Afiesca, la nostra piattaforma di vendita online delle polizze vita puro rischio. Andiamole a vedere insieme. Le grandi innovazioni portate quest'anno sono state soprattutto di carattere comunicativo e propositivo. Questo perché, come già spiegato l'anno scorso, la nostra piattaforma aveva un processo molto lineare, del tutto compliance e user friendly al cliente finale. L'unica cosa è che, essendo talmente disruptive rispetto all'offerta del mondo assicurativo tradizionale, tanti clienti si sono trovati un po', come dire, non pronti a questa innovazione. Questo perché arriva da un background, quello culturale, assicurativo italiano, purtroppo molto limitato. Infatti l'industria assicurativa non si è mai scostata troppo dalle dinamiche che l'hanno contraddistinta nel passato. Quindi parliamo di una sottoscrizione delle polizze che avveniva per lo più in agenzia o comunque con un contatto vis-à-vis, quindi diretto con l'intermediario. È caratterizzato da processi lenti con tantissima documentazione cartacea, quindi tantissima carta, e adesso in un'ottica paperless questo contrasta molto con l'innovazione che vuole portare la nostra nuova piattaforma. Infine anche la comunicazione, una comunicazione che è sempre stata molto autoreferenziale, quindi termini molto particolari tipo premio, franchigia, carenza, cose che nella vita di tutti i giorni noi non utilizziamo, quindi soprattutto per il nuovo utente digitale, i nuovi millennials, è una comunicazione che contrasta molto con le parole che utilizzano tutti i giorni. Infine, il linguaggio appunto molto teorico e complesso, quindi non adatto alla vita di tutti i giorni, alle persone, non facilmente comprensibile da parte di tutte le persone. In contrapposizione ci sono ovviamente le industrie non insurance. Questa tipologia di industria, come ad esempio anche mondi molto simili a quello assicurativo, tipo quello bancario, si sono evoluti nel corso degli ultimi anni e hanno cercato di andare più nella direzione del cliente. Quindi appunto questi mercati hanno avuto una grandissima diffusione degli e-commerce, una comunicazione digitale all'avanguardia. Basti pensare ad esempio al mercato del travel. Fino a una quindicina di anni fa, per prenotare un qualsiasi viaggio, anche quelli diciamo più banali in Italia o in Europa, ci si recava in agenzia di viaggio e facevano tutto loro, mentre adesso con una comunicazione molto semplice, con delle web application molto facili da utilizzare, ovviamente adesso quasi tutti si prenotano i propri viaggi da soli. Questo è successo anche nel mondo bancario. Pensiamo all'home banking, quindi queste piattaforme dove il cliente è totalmente a suo agio all'interno e riesce a fare qualsiasi operazione bancaria che prima richiedeva una consulenza appunto di un assistente o di uno sportellista e il fatto che il cliente dovesse proprio andare nella filiale bancaria. Oltre a questo, una documentazione molto più snella e completamente paperless. Ripeto, ad esempio, il canale bancario, ormai forse solo per sottoscrivere una proposta di mutuo serve una documentazione cartacea concreta, diciamo, e non digitale. Per tutto il resto, anche pagare bollettini, MAV, RAV e via dicendo, è totalmente un'operazione totalmente digitale senza spreco di carta. Questo deriva a processi sempre più rapidi e veloci. Infatti, per cercare di digitalizzare il mondo assicurativo, Afiesca ha deciso di implementare la nostra piattaforma di cui vi parlavo, Io Scelgo Afiesca. E dunque, per allineare il mondo assicurativo agli altri mercati che poco fa ho detto, Afiesca ha deciso di creare Io Scelgo Afiesca, che non è soltanto una piattaforma per la vendita online delle polizze sulla vita, ma è anche un modo per promuovere lo sviluppo del canale InsurTech, quindi della tecnologia applicata alle assicurazioni, in tutto il mercato. Questo perché Io Scelgo Afiesca si basa su processi, su meccanismi molto particolari, che adesso andremo a vedere insieme, che aiuteranno non soltanto il cliente finale a sottoscrivere una polizza sulla vita, ma anche i nostri partner, i futuri partner,
all'integrazione di questa piattaforma e alla corretta proposizione di una polizza vita verso il cliente finale. Facciamo un passo indietro però. La mission di Afiesca è sempre stata quella di creare prodotti individuali, quindi prodotti molto personalizzati e su misura alle esigenze del cliente finale. Quindi questo vuol dire che se un cliente è più o meno giovane, se è fumatore o meno, il premio cambia. E questa nostra vocazione abbiamo voluto trasportarla anche nel canale digitale. Quindi non ci siamo limitati a creare delle polizze standardizzate come tanti nostri competitor fanno. Ci siamo focalizzati, abbiamo studiato alla creazione di un procedimento, di un web service molto flessibile, adatto a calcolare il rischio per ogni singola persona. Adesso andremo a vedere bene quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questa piattaforma. Come vi dicevo poc'anzi, Io Scelgo Afiesca si basa su un web service molto flessibile e progettato nei minimi dettagli soprattutto per fornire al cliente un'esperienza di personalizzazione del prodotto totale. Oltre alla personalizzazione del prodotto, questo nostro web service fa sì che la proposizione delle nostre polizze sia completamente compliant a quello che è la normativa IVAS e tramite gli API diamo la possibilità di integrazione su qualsiasi sistema dei nostri partner, quindi broker, agenti, intermediari, ma anche player di altri settori che vogliono entrare nel mondo assicurativo tramite un processo di open insurance possono tranquillamente integrare le nostre piattaforme. Inoltre le nostre piattaforme sono molto customizzabili, quindi hanno la particolarità di cambiare il preventivo attraverso la definizione di alcuni parametri come la data di nascita, il comportamento tabagico o lavoro svolto. Come possiamo vedere dalla prossima slide, in questo caso abbiamo preventivi su misura per differenza d'età. Come potete vedere qua c'è una differenza d'età soltanto di un anno, però il premio finale cambia. Si parte da un premio di 32,42 euro per passare a un premio di 35,11 euro. Ovviamente non è una grande differenza, però per farvi capire che in base ad esempio alla differenza d'età in questo caso di un anno, il premio può cambiare. Ovviamente se la differenza d'età è maggiore, il premio cambia più considerevolmente. Un altro possibile cambiamento è in base all'abitudine al fumo. Come potete vedere in questo caso, a parità di età, la condizione di fumatore o meno incide in una maniera abbastanza considerevole sul premio, passando da un 7,89 a un 13,15 euro al mese di premio. Ovviamente anche in questo caso è tutto basato sul calcolo del rischio. Un fumatore ha un rischio maggiore rispetto a un non fumatore. Infine la proposizione compliant. Come vi dicevo prima, il nostro web service aiuta anche in questo caso perché la normativa IVAS dice che ovviamente a ogni cliente bisogna proporre la polizza più adatta alle sue esigenze. E quindi ad esempio qua abbiamo un esempio molto ricorrente nelle nostre polizze: un dipendente di un'azienda di un settore privato e un dipendente di un'azienda del settore pubblico. Visti così sembra che non abbiano delle grandi differenze, però c'è una differenza fondamentale nella proposizione delle coperture. Ad esempio, il dipendente del settore pubblico, lavorando pure appunto nel settore pubblico, non dovrebbe avere accesso alla copertura perdita di impiego, perché ovviamente essendo un pubblico dipendente non sussiste questa tipologia di rischio, mentre per il dipendente del settore privato assolutamente sì. E di fatto, adesso andiamo a vedere, infatti come qua potete vedere nel primo caso c'è la copertura di perdita di impiego, mentre nel secondo non c'è questa copertura e c'è soltanto la copertura di inabilità temporanea totale. Quindi anche questo diciamo che è un primo assaggio di una proposizione compliant del tutto digitalizzata. Quindi in questo caso l'intermediario o il cliente che sta facendo il preventivo non ha nessun rapporto con un consulente, però già di base la piattaforma gli propone la polizza
più adatta alle sue esigenze in base appunto ai dati che ha inserito. Inoltre, un'altra peculiarità della nostra piattaforma è la personalizzazione. In questo caso abbiamo pensato molto ai nostri partner, visto che senza di loro questo processo non potrebbe stare in piedi. Abbiamo deciso di creare delle piattaforme personalizzate con i loro loghi e con la loro customer experience. Così facendo possono implementare tranquillamente la nostra piattaforma all'interno dei loro domini, all'interno dei loro siti, non snaturando quello che è tutta la comunicazione che hanno creato in tutti questi anni. Ad esempio, qua possiamo vedere degli esempi molto pratici. Un'integrazione parziale, quindi un'integrazione dove è presente soltanto il logo dell'intermediario. In questo caso, se un cliente dovesse entrare in contatto con questo tipo di piattaforma, ovviamente il suo nominativo verrebbe trasferito solamente a quell'intermediario lì, perché è andato sui suoi domini, ha fatto il preventivo lì e ovviamente il contatto è suo. Questa qui è la prima parte di integrazione, l'integrazione diciamo parziale, quindi quella meno invasiva. In questo caso invece vediamo un'integrazione decisamente più, un'integrazione noi chiamiamo totale, un po' più invasiva, che oltre al logo dell'intermediario in questione abbiamo utilizzato anche i suoi colori e le sue grafiche, quindi per mantenere l'experience uguale a quella del sito. Ovviamente queste implementazioni sono totalmente a discrezione dell'utente, quindi se l'intermediario chiede appunto un'integrazione totale, noi gliela diamo senza problemi, oppure molto più facile anche per noi un'integrazione di tipo parziale. Infine, l'integrazione per le reti di distribuzione. Anche in questo caso abbiamo pensato ai nostri partner e abbiamo fatto un passo in avanti, perché se le due piattaforme che avete visto prima sono per intermediari, diciamo broker o agenti che hanno diciamo degli uffici un po' limitati a livello numerico, quando ci troviamo di fronte a delle reti di intermediazioni molto vaste, dovevamo creare delle vere e proprie landing page dove un qualsiasi consulente, una qualsiasi lettera E potesse entrare tramite un codice univoco e entrare in contatto con tutte e tre le piattaforme, come in questo caso. Quindi qua abbiamo un'integrazione per le reti di distribuzione, entrando con un codice personalizzato si può accedere poi a una delle tre piattaforme relative alle nostre polizze. Quindi abbiamo pensato anche alle reti di distribuzione per appunto la mediazione del credito o comunque le realtà più complesse, più strutturate, ecco. Infine, come vi dicevo prima, il nostro web service è collegabile a tutte le piattaforme tramite un sistema di API, quindi di Application Programming Interface. Questo ci consente non soltanto di integrarci a dei player del mondo assicurativo, ma anche e soprattutto in ottica futura a dei player del mondo esterno, soprattutto in ottica Open Insurance, quindi e-commerce, tramite chatbot, digital banking, quindi piattaforme veramente di qualsiasi tipologia e ovviamente anche broker agenti. Un caso di questo, un case study, diciamo così, di questa applicazione è stata l'integrazione col chatbot Miranda. Quindi questo chatbot, che è presente sul nostro sito, tranquillamente accessibile tramite un pulsante, attraverso una raccolta di dati come avviene in piattaforma, dà direttamente al cliente il preventivo della polizza sul mutuo. Quindi diciamo l'esperienza, la user experience del cliente in questo caso è modificata rispetto alla piattaforma tradizionale, perché è proprio un botta e risposta come per qualsiasi chatbot, però alla fine il risultato finale è lo stesso. Questo per farvi vedere che comunque tramite questa API è possibile integrare Io Scelgo Afiesca veramente a qualsiasi tipologia di piattaforma, di web platform e di tecnologia esistente.
Ma non ci siamo fermati qua. Ovviamente per stare al passo coi tempi abbiamo dovuto pensare al cliente digitale, perché ovviamente è una piattaforma digitale, quindi pensiamo che il target market siano i nuovi millennials, le nuove generazioni, che sono abituati anche a pagare gli acquisti online in modo diverso. Quindi non bastava più l'addebito diretto sul conto corrente tramite SEPA, e abbiamo deciso di implementare, oltre appunto il SEPA, il pagamento tramite carte di credito, in questo caso Mastercard e Visa, e soprattutto il pagamento di tutti i premi, quindi non soltanto il primo premio chiamato di perfezionamento, ma tutte le ricorrenze di premio tramite o appunto carte di credito o PayPal. Quindi questo ci consente di guardare al futuro con un'ottica molto positiva, perché stiamo cercando in tutti i modi di paragonarci e far sì che l'esperienza del cliente sia quella che trova sui grandi e-commerce in cui è abituato a stare, soprattutto per far sì che il mondo assicurativo, in particolare il mondo delle polizze vita, che sempre è stato un mondo molto di nicchia, molto a parte, diventi un mondo conosciuto da tutti. Infatti la nostra mission era portare, ed è ancora quella di portare, le polizze vita nelle case degli italiani, e crediamo fermamente che con questa nuova piattaforma potremo riuscirci nei prossimi anni. Vero, non è una mission facile, però ovviamente a noi le missioni facili non ci piacciono, cerchiamo sempre di motivarci e di darci degli obiettivi sempre più sfidanti, per cercare delle soluzioni sempre più all'avanguardia e sempre al passo coi tempi. E sono sicuro che anche nel 2022 ce ne saranno molte, quindi vi do appuntamento al prossimo anno per parlare ancora di tutte le implementazioni digitali che Afiesc avrà fatto. Ringraziandovi ancora per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento di convegno. Arrivederci.